Come esami, ben trovate, ben trovati. Nuovo video spesa lì dell'anno 2023, sempre triste, molto caotico. Gli scaffali non sono ancora all'altezza dei vecchi tempi. Alcune di voi mi hanno scritto su Instagram dicendomi che sono riuscite a recuperare il panettone gastronomico da Lidl. Ahimè, da me. Non è successo, non l'ho trovato, non solo qui nel negozio di Sarzana, ma anche in quello di Aulla, dove ho fatto una capatina. Ma vi volevo invece menzionare questo molto bello anche nel pack che ho trovato da Conad, Maria Rosa, panettone gastronomico, devo dire buonissimo, buonissimo. Sinceramente non ricordo il prezzo, ho buttato lo scontrino. Però nel caso vi ho lasciato anche la foto su Instagram, se per la Befana dovete ancora festeggiare, questo è veramente ottimo. Lidl è impazzito, oggi 2 gennaio da me erano presenti due totem per quanto riguarda i saponi natalizi, saponi mani che ovviamente non ho preso, sempre per le solite motivazioni. I soggetti si ripetono, idem le fragranze, idem i pack, in questo sono molto più solleticata, motivata da Dem Balea, avendolo ormai qui vicino, la concorrenza vince dal mio punto di vista. Vi dirò che non ho preso neanche il cofanetto delle maschere, ve ne avevo già dato menzione sulle stories di Instagram. Presenti nello store di Sarzana per chi è della zona, assenti nello store di Aulla, non so quello di La Spezia. Quello di Aulla l'ho bazzicato per ben due volte e per ben due volte il cofanetto era assente. Non l'ho preso perché mi sono molto stizzita del fatto che Lidl lo abbia presentato dopo il Natale. Era un regalo perfetto da presentare prima di Natale e non post Natale, quindi non l'ho preso, ho boicottato la vendita. Vi rimenziono queste maschere per capelli ottime che sono state riproposte da Lidl e quindi ve le menziono. Tra l'altro, volevo fare una precisazione della linea Aloe, che da me è presente solo il contorno occhi. Ma nel rifornitissimo store di Aulla c'è sia la crema corpo uscita in pack rotondo da svitare già mesi fa e anche la crema viso. Ad oggi però nel mio Lidl c'è solo, sempre esclusivamente, il contorno occhi. Per quanto riguarda la spesa, ho preso arance, banane, ho preso una busta di insalata mista, delle cosce di pollo che utilizzerò per fare il brodo, le altre le congelerò, ma tendenzialmente le uso per fare il brodo. In questo periodo bisogna iniziare a ritornare un po' sulla alimentazione regolare equilibrata. Sì, settimana vegana, ho preso sia queste polpettine di verdure con carote, piselli e mais. E poi ho preso questo prodotto a base di proteine di soia. Che cos'è? Simil cotoletta di pollo, ma in realtà è ricca di proteine del grano, di grano mi sembra, avena e soia. Frumento. Confermo. Budino proteico al cioccolato, questa è una certezza, lo prendo sempre, è uno dei prodotti top di Lidl. Erano in offerta i filetti di sgombro grigliati, questi se volete aggiungerli ad un riso in bianco, insomma per arricchire il semplice riso al burro, mi viene da pensare, con del tonno, comunque dei filetti di sgombro da aggiungere a un'insalata, servono sempre quando sono in offerta, li prendo, li tengo in dispensa. Ho preso gel lavastoviglie Ultra Power tutto in uno con sgrassatore attivo. L'immancabile spremuta d'arancia 100% frutta, questa è un'altra garanzia di Lidl. Altra certezza di Lidl sono le salviettine della Lupilu, queste sono pensate proprio per i neonati, per la pelle sensibile.
Altra certezza, lo shampoo alla Provitamina B5, questo è ottimo, è un mai più senza, ripara, protegge, buono, coccoloso, stupefacente, avvolgente, lascia i capelli non solo profumati ma anche morbidi, fluenti. Per quanto riguarda i vari gadget, ho preso queste forbicine per cuticole e poi ho preso questo cavo per ricarica e trasferimento dati 5 in 1. Praticamente è compatibile per iPhone, iPad e iPod. Ovviamente c'era, ovviamente io l'ho preso rosa, ma c'era anche bianco, se non erro, e di un altro colore che non ricordo. Harry Potter. Sky nel periodo di dicembre ha dedicato un intero canale di Sky Cinema a tutta la saga, insomma, che ho rivisto con Filippo. Sempre piacevole riguardare Harry Potter e i film di Harry Potter. Ho preso in taglia 39-42, 10-14 anni, ma per me vanno bene. Ho preso questi calzini blu. Un paio, lo vedete tutto decorato con le varie magie, leviosa, non leviosa, come dice Hermione, e ovviamente lo stemma di Grifondoro, mentre dall'altra parte ci sono gli occhiali di Harry Potter, la cicatrice, insomma tutto ciò che riguarda Harry e queste bianche con la bellissima civetta che io chiamo Edwige, Edwige, insomma, come si chiama? Si chiama Edwige, 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 mi confondo sempre, Filippo mi riprende sempre. Giustamente, giustamente. Vi volevo segnalare anche il ritorno della linea Mamma Care, la linea dedicata alle mamme in attesa. Buono questo olio alle mandorle. Vi segnalo soprattutto il tubetto al 100% lanolina per chi ha ragadi anche tagli sul capezzolo, buono l'olio di mandorle, ma io preferisco quello della linea classica, le mandorle dolci, questo è un po' più intenso, sia anche come colore, come densità, come rilascio, sì, efficacia sulla pelle. Non l'ho ricomprato perché devo terminarlo e lo utilizzo post doccia, ma il mio preferitissimo sia come profumazione sia come texture. Sì, questo ha proprio un profumo intenso di olio di mandorle, l'altro era molto più coccoloso. Vi segnalo che da me è riapparsa, ne abbiamo parlato qui nel declatterare le edizioni limitate di Lidl, la linea CN Bio antiossidante, 98% di ingredienti di origine naturale. Questa era nella mia dispensa, era una scorta di questo siero al collagene ed elastina. Questa linea era molto molto buona. Da me, infatti, sono andate sold out, ho visto stamattina le boccette, queste per intenderci, ne è rimasta una di quella che fu lanciata tempo fa e ve la suggerisco. Questa era una buona linea, ricorda la Garnier. In Francia c'è anche la versione alla lavanda, da noi non è mai arrivata, però a me dispiace che Lidl riproponga sempre un po' le stesse cose. Ecco, questo io ce l'avevo in dispensa e ve lo menziono, ve lo faccio vedere. La linea era valida, ma non ricompro cose già utilizzate, già sperimentate, anche perché ne ho molte da smaltire. Però questa, per chi non l'avesse mai provata, è da provare. Ringrazio Ivana che mi ha mandato le foto anche delle novità per quanto riguarda sieri e creme viso che da me però non sono arrivate né a Sarzana né ad Aulla, devo verificare a Spezia. Sono arrivati invece i bagnoschiuma spa thermal con queste profumazioni sicuramente rilassanti, mi sembra al miele e alla lavanda, se non erro. Pur essendo iniziato l'anno nuovo, Lidl mi sembra sempre
fermo al solito punto in cui lo abbiamo lasciato nel 2022 e è arenato lì. Sì, apprezziamo il fatto che lanci qualche edizione limitata body care, skin care, ma vogliamo molto di più. Per ora io vi ringrazio, vi saluto, vi bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!